Ricordo il mio primo mondiale fu Barcellona nel 2013. È bello, bellissimo. Vabbè, Barcellona è una città splendida. Il mondiale è un'emozione unica, è scontato dirlo, ma è vero. E le gare non erano andate malissimo, erano quasi salvabili. Poi l'ultimo giorno ho fatto la staffetta mista, è stata squalificata per un cambio mio anticipato, cioè tra di me e Ilaria Bianchi che faceva Delfino. E quindi quello mi ha lasciato un po' scossa, nel senso che comunque il primo mondiale, una squalifica, saremmo andate in finale. E insomma, non è proprio il massimo, però l'ho superata. Allora, i tre mondiali erano in vasca lunga, però il ricordo più bello ce l'ho nel mondiale in vasca corta di Doha, che era il primo in vasca corta, il primo in assoluto. E abbiamo preso la medaglia con la 4% stile, assolutamente inaspettata. E è stata una cosa spettacolare, perché non ce l'aspettavamo, siamo andate lì per combattere, per fare il nostro meglio, e ci è arrivata una medaglia e una gioia unica. Adesso a 33 anni spero di andare al mio quarto mondiale, di portare questa staffetta al mondiale, e sinceramente che siano 33 piuttosto che 23, io mi sento ancora nel pieno delle mie forze, mi sto allenando come se avessi 20 anni, più o meno. Non sento l'età come una discriminante forte, ecco. Cioè, io finché sono in attività è per farlo al massimo e per farlo bene. Poi quando sarà smetterò, ma non è che mi trascinerò per fare qualcosa così, no. Non lo voglio, insomma. Voglio fare le cose per bene, quindi se riusciremo a portare questa staffetta al mondiale sarà per farla il meglio possibile. Chiaramente il podio sarà dura, però sicuramente inizialmente punteremo alla finale, poi vedremo cosa fare. Inizialmente alla qualifica, poi alla finale e poi vedremo. Abbiamo qui Benedetta Pilato che a 14 anni si è qualificata e partirà per il suo primo mondiale. Io sinceramente i miei 14 anni non mi ricordo. Mi ricordo che ho fatto il mio primo assoluto io a 14 anni, nel 50 dorso. Però cioè non era un mondiale, chiaramente, diciamo, siamo ad altri livelli. Dopo Riccione mi sono ritrovata con un sacco di articoli, menzionata in un sacco di commenti, di un sacco di gente che mi mandava i complimenti. Ho continuato ad allenarmi tranquillamente, non ho pensato al pensiero generale delle persone che mi seguono e anche che scrivono, che commentano. La pagina sulla Gazzetta sì, l'ho letta e mi è piaciuta molto, anche perché è stata un'intervista molto lunga e quindi volevo sapere anche come sembravano le mie parole all'esterno, però sono stata molto contenta comunque. La gara a Riccione l'ho rivista perché ho sbagliato tante cose e quindi il mio allenatore me l'ha fatta rivedere un sacco di volte per farmi capire gli errori che avevo fatto. E sì, mi è piaciuta tanto comunque come gara, anche perché i risultati che ho avuto, diciamo, sono frutto di tanto lavoro e quindi sono stata molto contenta della gara che ho fatto, ma anche del 100 rana, non solo del 50. Sappiamo che Erika Ferraioli è la più grande che parteciperà al mondiale con la staffetta, e io a 31 anni non so se sarò ancora in piscina a fare le gare. Sicuramente nuoterò, però non mi immagino ancora facendo le gare a livello agonistico, perché comunque il nuoto è uno sport stancante. Benedetta, consiglierei, anche se non le manca assolutamente, di arrivare lì con il massimo dell'entusiasmo e godersela fino in fondo, sia tutto il campionato che la sua gara, perché comunque di non farsi intimorire dal grande evento, ma di gareggiare come sa fare, e sono sicura che si divertirà. Sicuramente pressione no. Però sento molto gli occhi puntati su di me e soprattutto mi sento molto più considerata rispetto a prima, magari a quando ero un esordiente o a quando ancora non avevo raggiunto questi obiettivi. Ma la Puglia sta crescendo sempre di più e soprattutto in generale il Sud sta crescendo sempre di più, soprattutto nel nuoto ma anche a livello di tutti gli altri sport. E quindi io sono molto contenta di rappresentare il Sud Italia, perché ci sono nata e ci sono molto affezionata. Nel mondo non ho una persona a cui mi ispiro, ma soprattutto penso al mio percorso e ai risultati che sto ottenendo e ad allenarmi felicemente e con divertimento tutti i giorni. Io mi ritengo abbastanza fortunata di aver sempre avuto persone che mi hanno saputo guidare al meglio anche nelle fasi della vita, nel senso che non ho mai fatto i doppi a scuola e forse è per questo che sono arrivata a 33 anni, non lo so. Però no, penso di essere stata gestita al meglio in tutta la mia carriera, diciamo. Da quest'anno io ho cambiato scuola perché ho iniziato il liceo
ma i miei compagni sono sempre stati, anche i professori, sono sempre stati vicini alle mie esigenze sportive, ma soprattutto sono stati molto disponibili e mi hanno sempre fatto i complimenti e mi sono stati sempre vicini. A proposito di mondiali, non posso non ricordare i mondiali di Roma 2009 che si sono svolti in questa splendida piscina. Io purtroppo non facevo parte della squadra, ero sugli spalti a tifarla, però ricordo che è stata un'edizione molto particolare perché sono caduti praticamente tutti i record e tutte le gare, perché era l'edizione quella dei costumi gommati, quindi sicuramente lo spettacolo non è mancato, anche perché lo scenario ha aiutato molto. Ho mancato l'unico mondiale in casa che potevo fare, però insomma ci sono stata lo stesso, col cuore. Tre segreti per rimanere veloci li vorrei sapere a chi. Forse non sono la persona più adatta a cui chiederlo, perché non è che il 50 mi esce una volta sì, 10 no, però penso che sicuramente ci vuole una gran quantità di la palestra fatta nel modo giusto e soprattutto anche allenamenti in acqua fatti nel modo giusto, perché mantenere una nuotata efficace nella velocità non è così scontato, rischi di perderti gli appoggi, quindi ci vuole molta attenzione. Quindi ne ho dati solo due, va bene uguale. In un 50 respiro una barra due volte, dipende da... Comunque me lo programmo sempre prima di partire. No, nel 100 ogni 4 bracciate. Io e Silvia Di Pietro ci alleniamo insieme, gareggiamo insieme. Io non posso dire né che io sia la sua erede, né che lei sia la mia, nel senso... c'è troppa poca differenza, forse. Cioè, sicuramente è una delle velociste italiane più forti di sempre. Io imparo da lei, come lei probabilmente qualcosa anche da me. Però. Pernille Brume, campionessa olimpica, cos'ha di diverso dalle altre? Sinceramente me lo sto chiedendo da 4 anni, da quando ha vinto, perché è molto particolare, cioè comunque è una velocista un po' anomala, è bassina, è piccola, però va fortissima, quindi avrà qualcosa di sicuro che non abbiamo ancora scoperto. Tokyo 2020 non ci penso, perché preferisco fare una cosa per volta e anche perché mi sembra un obiettivo molto lontano, però comunque continuando a lavorare, rimanendo con i piedi per terra, magari si potrebbe anche arrivare a un'Olimpiade, magari non Tokyo 2020, però magari più là. Parigi si è più bella.